Il 29 maggio ha avuto inizio la 19ª edizione per Game Fair, la manifestazione dedicata alla vita all'aria aperta, alla caccia, alla pesca e al tiro, che per il terzo anno si svolge nel cuore della Maremma Laziale, nella tenuta di Spinicci, a Tarquinia. Durante la suggestiva inaugurazione, nel campo appositamente creato per le esibizioni, il meglio delle attrazioni che hanno caratterizzato le tre giornate di Tarquinia, le splendide evoluzioni dei falchi del gruppo I Falconieri del Re, i due tradizionali metodi di allevamento del bestiame, quello maremmano dei butteri e quello americano dei cowboy, cinofilia ed equitazione. Dopo lo spettacolo è stato inaugurato ufficialmente il secondo campionato europeo di tiro combinato, la disciplina che coniuga il tiro con anima liscia e quello con carabina. Siamo qui con il presidente nazionale della FIDASC, Felice Buglione, al quale chiediamo subito appunto come sta andando e le aspettative riguardo a questo secondo campionato europeo che è stato proprio organizzato in Italia dalla FIDASC. Ma sta andando molto bene, la cerimonia di apertura è stata molto suggestiva. Forse non ci si aspettava questa internazionalizzazione del Game Fair dopo 19 anni, questa partecipazione di nazioni straniere, di atleti stranieri, ma soprattutto non ci si aspettava che si organizzasse una vera attività sportiva, agonistica, con una performance che darà il titolo di campione europeo a una squadra. Noi speriamo l'Italia, tifiamo Italia, però vinca il migliore. This discipline is a very old discipline already. It's 22 years ago that they started. It's the second time that FIDASC organize this discipline, and it is increasing every year. So I am very, very positive in the development of this very complicated and difficult shooting, because you have to manage rifle and gun shooting at the same time. It's not easy. It's a really demanding thing. For every hunter, very, very difficult. Le regole non sono regole nuove, sono regole, come diceva Schneider, sono regole abbastanza datate, molto collaudate. Si tratta però di attualizzarle alle esigenze attuali, nel senso i problemi principali sono nella definizione di quali armi possono essere utilizzate in questa disciplina. I tiratori tendono sempre a fare un pochino i furbetti e cercare di portare delle armi che non sono prettamente da caccia, ma sono armi da tiro, diciamo, prestate. La definizione però di lo spartiacque tra carabine da caccia e carabine invece da tiro non è proprio così facile da definire, e questi sono un po' i problemi a cui dobbiamo far fronte. E da un punto di vista logistico, per quanto riguarda campi o... L'anno scorso noi abbiamo fatto un campionato europeo in Polonia, su una struttura probabilmente nata per questa disciplina, quindi aveva sullo stesso terreno campi da tiro a volo e la possibilità di sparare con la carabina. In Italia questo è un pochino più difficile, ci sono poche location che si prestano. Qui abbiamo voluto portarla qui al Game Fair, un primo per dargli una cassa di risonanza maggiore, visto il flusso di gente, di appassionati che vengono a visitare il Game Fair. Per quanto riguarda i campi da tiro, qui a Tarquinia spareremo una specie di fossa cacciatori e un percorso di caccia, mentre al tiro a segno di Tuscania faremo le prove di carabina. Noi ci auguriamo nel giro di poco tempo di assurgere agli alloi internazionali, nel senso che per noi è un po' una disciplina nuova e dobbiamo confrontarci con tutti i paesi, soprattutto dell'est europeo, dove questa disciplina è molto più radicata. Quindi per noi è un grosso bacino di esperienza e di conoscenza di cose. Ci auguriamo che in questo primo test di poter toccare qualche traguardo e qualche obiettivo. Diciamo che comunque per noi deve essere una grossa esperienza nuova. Ecco.